Il compleanno di Anthony Hopkins, spegne 80 candeline. Anthony Hopkins compie 80 anni, la sua vita connotata da successi e grandi interpretazioni cinematografiche. Anthony Hopkins compie 80 anni, auguri a uno dei maestri del cinema di tutti i tempi, ha tenuto tutti con il fiato sospeso e gli occhi incollati allo schermo durante una delle sue magistrali interpretazioni. Il film era Il silenzio degli innocenti e correva l'anno 1991. Accanto ad un insuperabile Jodie Foster, Anthony Hopkins ha interpretato il ruolo di Hannibal Lecter, lo psichiatra assassino che l'anno dopo ha meritato la statuetta d'oro come miglior attore. È nato il 31 dicembre del 1937. Anthony Hopkins è nato il 31 dicembre del 1937 a Margam a sud del Galles. Nei primi anni di scuola, i problemi di dislessia lo resero un bambino molto schivo e introverso, che presto però capì quale ruolo avrebbe avuto la recitazione nella sua vita, semplicemente un ruolo di primo piano. Nel 1967 avvenne il suo debutto cinematografico con il ruolo di Riccardo Cuor di Leone, da cui l'ascesa incontenibile del suo successo. Tante le pellicole di cui è stato protagonista. È stato diretto dai più grandi nomi del panorama internazionale cinematografico, ha recitato al fianco di attori e attrici di fama mondiale ed è senza nessuna ombra di dubbio un colosso del cinema senza tempo. Tra pellicole che lo hanno visto protagonista Hannibal, Vento di passioni, Gli intrighi del potere, La maschera di Zorro, Tutti gli uomini del re, Mission Impossibile e tanti altri.